Allora, oltre un anno fa, esattamente a... mi ricordo soltanto che l'ho pubblicato a febbraio, ma non mi ricordo quando l'ho registrato. Febbraio dell'anno scorso, quindi la cosa è ancora più grave. Ho fatto un video in cui parlavo di una categoria stupida di persone che usa l'autobus. Cioè 10 categorie, non una, perché sennò il video avrebbe di un minuto e non andrebbe bene. E lì il signor Samson, che soltanto le persone migliori di questo mondo conoscono, mi ha detto: fai quelli in treno. Insomma, lui usava il treno, fai quelli in treno. Io sì, grande. Soltanto che il video l'ho scritto tanto tempo dopo e lo sto registrando a novembre 2020, e quindi insomma, boh, queste sono 10 persone che non dovrebbero usare il treno ma lo usano, o dovrebbero semplicemente modificare i loro comportamenti, perché ogni volta che li vedo impazzisco. Potete gentilmente diventare dei bravi cittadini, grazie. 1. Quello che si alza mezz'ora prima. Mi è capitato oltre un anno fa, forse anche ormai 2 anni fa, ero sul mitico Freccia Bianca 888, se non sbaglio, era Lecce, Venezia, Santa Lucia, quello pomeridiano barra serale. Dovevo andare in bagno, non mi ricordo esattamente in quale stazione stavamo arrivando, ma mi ricordo benissimo che c'erano delle persone che dovevano scendere a Venezia Mestre. C'erano queste persone che si erano alzate ben prima dell'arrivo di Venezia Mestre, quindi probabilmente eravamo appena ripartiti da Padova, e avevano messo tutte le valigie nel corridoio, cioè proprio nel punto più stretto del corridoio e anche davanti alla porta del bagno. Posso comprendere che se magari tante valigie ti alzi un attimo prima così sei sicuro di scendere, ma ti alzi 2 minuti prima, non 10, rompendo i coglioni a tutti. Anch'io sono uno che effettivamente si prepara prima, ma rimane seduto quando vedo che il treno inizia un attimo a frenare, boom, mi alzo. È come se uno che vuole fare Milano-Roma iniziasse a preparare le sue valigie da Firenze-Santa Maria Novella. No, se proprio sei indeficiente lo fai da Tiburtina, non da Termini. No, aspetta, Termini, il capo è lì. Non ho voglia di rifare sta roba. Punto numero 2. Quelli che seguono la porta quando arriva il treno. Succede praticamente sempre di trovare quella persona o tante persone che vedono arrivare il treno, puntano una porta qualsiasi, specie sui regionali, e iniziano a seguirla. Ma anche per tutta la lunghezza del binario, cioè se loro sono in fondo alla se loro sono in fondo alla banchina e vogliono salire, anzi, dalla prima porta del treno, loro la seguiranno per tutta la banchina, tutta, la fanno tutta. Perché? Io posso capire, avevo gli occhiali sporchi, nelle frecce in cui magari volete salire sempre su quella porta, ma punto 1, nelle frecce ti dicono già la divisione per scompartimenti, per classi, anche nelle stazioni senza monitor dove ti indicano proprio la carrozza esatta. Carrozze dalla 1 alla A coda treno, dalla 5 alla 7 centro treno, dalla 8 alla 11 testa treno. Punto 2, nei regionali non importa da quale porta sali, una porta vale l'altra. Poi ovvio, magari dici, magari in fondo c'è meno gente. No, bravo, così tutti la pensano così e scopri che in realtà al centro che è meno pieno. Sta roba funziona soltanto se il treno è al capolinea e quindi la gente non ha voglia di camminare fino in fondo, testa di cazzo. Punto numero 3. Quelli che non si siedono nei posti assegnati. Ovvio, questo vale soltanto per le frecce, per Italo, sempre se sarà ancora in vita quando pubblicherò questo video. Capita che la gente decida di sedersi in altri posti perché sì. Perché letteralmente sì. E ricordo in un viaggio di ritorno da Peschiera del Garda, cioè teoricamente io e mia madre dovevamo essere, non mi ricordo se lato finestrino o lato corridoio, vabbè, facciamo lato corridoio perché nella mia mente, mi sembra abbia senso così. Queste due ragazze, una ha deciso di mettersi il lato finestrino, l'altra lato corridoio, perché avevano bisogno di spazio. Non si sono spostate, ci siamo dovuti mettere noi al contrario. Poi ti trovi il classico vecchio che decide di mettersi lì, succede di tutto. Un po' di rispetto. Un po' di cuore! Se c'è scritto 3A, tu ti siedi sul 3A, non sul 3B, non sul 4A. E non me ne frega neanche di quelli che vanno un attimo nella classe, nella business class o nell'executive perché vogliono giusto parola. No, la paghi. Non è che vai lì a caso, la paghi. Sì, cos'è? Vuoi fare le fottine per Instagram? Vuoi sembrare ricco? Non lo sei, fai schifo. Vuoi fare le fottine per Instagram?
ti compri la business o l'executive. La premium non serve un cazzo, insomma, sono soltanto sedili di pelle che puzzano, però ti danno anche lo snack di benvenuto, quindi... Punto numero 4, quelli che chiamano il capotreno controllore. Sì, lo so che magari non tutti sanno che mangio pasta controllore. Tante cose sulla ferrovia, anche è giusto che sia così. Però insomma mi viene un po' male il cuoricino ogni volta che sento chiamare il capotreno controllore. Io lo so che tante persone lo vedono soltanto mentre fa quella cosa, ma in realtà non fa quello. Cioè, chi è che fa partire il treno? Cioè, che dice al macchinista di far partire il treno? Il capotreno. Chi è che fa gli annunci a bordo quando il treno prende fuoco? Il capotreno, di solito. Magari anche il macchinista se il capotreno è morto. Quindi abbiate rispetto per una figura così fondamentale nella movimentazione di un treno, chiamatelo controllore. E soprattutto non picchiatelo, come nei comandamenti della TPL, PVG, autobus, ATAP. Tua mamma Valforutta, non picchiare il controllore. Se volete chiamarlo controllore, chiamatelo. Poi non lamentatevi se vi beccate un pugno in faccia. Punto numero 5, abbastanza assurda come situazione, ma quelli che sbagliano treno. Allora, a me non è mai capitato di sbagliare treno, perché mi fido dei tabelloni o sto attento se cambiano binario. Finché magari sai su un regionale veloce anziché un regionale salta la tua fermata del cazzo, è un danno piuttosto limitato, insomma. Soltanto se tu devi andare alla tisana e sali sul treno che va a Udine passando per Conegliano, Pordenone, Casarsa e tutte quelle belle città, ecco, sei un po' distante, lì sono cazzi amari. Quelli che si lamentano del ritardo a caso. Io lo so che se arrivate in ritardo al lavoro, a scuola, è un problema, è un disagio, lo capisco, insomma, vi girano un po' le balle, ma può succedere con te, non si guasti, è normale. Non tanto se capita tutti i giorni, ecco, quello non è normale. Se la linea va a fuoco, se esplode il mondo, se codogno al coronavirus, Se ci sono questi particolari motivi, è ovvio che non è colpa del gestore dell'infrastruttura o di Trenitalia. Quindi abbiate un po' di pazienza, a tutti capita di avere dei problemi, no? Numero 7. Quelli che salgono in prima classe in un treno regionale. Io ci sono salito, ma per sbaglio. Non sto scherzando, non mi sono neanche accorto della differenza, oltre al fatto che c'era il cartello con scritto 1 e c'era meno gente, probabilmente quelle persone si erano sbagliate. Ma anche perché poi non è prenotabile, quindi se voi la trovate piena avete gli stessi disagi di quella della seconda classe. Poi i sedili sono sempre gli stessi, non è che vi portano i pasticcini, le merende, non è che c'è il bagno più figo, non è che avete la TV, il wifi, non c'è niente in più. Che cazzo comprate i biglietti in prima classe? Soprattutto perché fate sti treni di merda. Numero 8, quelli che non sanno aprire le porte o tentano di aprirle prima dell'attivazione della lucina. Cioè, è ovvio, vedi, tutto spento, no? C'è anche scritto. Poi a un certo punto si illumina la luce, quindi tu impari. Bene, quando c'è la luce accesa vuol dire che la porta si può aprire. Non prima, non mentre il treno è in movimento. Poi nei treni alta velocità, nei più moderni, sì, è più facile, insomma, c'è il tastino che si illumina di verde. Mentre in quelli più vecchi vedo gente che non riesce a comprendere come si apre. Cioè, c'è una maniglia e l'attivi verso di te. Se la spingi non va, se la sinistra non va, se la destra non va, la tiri, no? Non è che ci siano tante altre modalità per muovere una fottuta leva o quello che è. Quindi non lamentarti che la porta non si apre e aspetta. A volte capita che si rompa, in quel caso sono cazzi amari, ti tocca correre alla porta più vicina che probabilmente è al termine dell'altro vagone e mi dispiace, F. Numero 9, quelli che non ascoltano gli annunci e si lamentano. Esiste gente del genere. Gli dicono che il binario del treno è stato cambiato e loro si lamentano. Gli dicono che magari ci sono i lavori, insomma ti dicono guardate ci sono i lavori, il treno da qui a qui c'è l'autobus e loro si ritrovano alla stazione finale lì su un treno che poi tornerà indietro al deposito, boh, non lo so. Ci sono tutte queste situazioni molto simpatiche perché la gente non ascolta, non vuole ascoltare. Non mi sembra una cosa difficile stare un attimo attenti agli annunci. Io capisco che magari sono un po' lunghi, io capisco che a volte ci siano anche ridondanti come la storia di una traversale la linea gialla. Abbiamo capito che bisogna farlo, la gente lo continua a fare perché fa figo. Linea gialla, ho messo il piede fuori, adesso muori. Poi quando muori ovviamente fai denuncia a Trenitalia, ma che brava persona che sei, ma come ti permetti, stronzo? E infine, numero 10, quelli che non hanno un minimo di rispetto verso il treno. Questo discorso si poteva tranquillamente fare anche con l'episodio degli autobus. Quel treno è un mezzo
acquistato con i soldi di tutti. Se arriva gente che li imbratta con quelle scritte inutili, non autorizzate, che fanno schifo, fanno cagare, tocca spendere soldi, tocca fermare il treno, tocca creare un disagio. O anche gente che rovina volontariamente i sedili, gente che spacca i bagni, gente che piscia fuori volontariamente dalla tavoletta, dal cesso, non dalla... Quel treno magari un giorno servirà a te da grande, o magari il giorno dopo, fai te a sapere, per andare al lavoro, per andare a fare un colloquio di lavoro che potrebbe darti i soldi invece di continuare ad essere mantenuto da mamma e papà che a malapena sanno di avere un figlio di merda come te. Quindi un po' di rispetto per tutti. Abbiamo scherzato per 9 punti, ma su questo ci tengo molto. Tenete bene tutti i mezzi di trasporto, tutte le cose pubbliche. Vabbè, vi saluto, ciao. Super Luigi Galaxy!